Signori, scusate tanto per il ritardo, volevo un attimo prendermi una pausa perché sì, ho cacciato alcune lacrime perché sono arrivato quasi agli estremi, ragazzi. Il Napoli non riesce più a vincere, dal 4 febbraio non vinciamo in campionato e quest'oggi pareggiamo con l'ennesima squadra che lotta per la salvezza, perché in questo momento, ragazzi, il Cagliari è penultimo in classifica della Serie A Team e da campioni d'Italia, da squadra che doveva provare a vincere lo scudetto, siamo noni, quasi decimi, e abbiamo pareggiato l'ennesima partita buttando gli ennesimi punti contro una squadra che lotta per la retrocessione, come ad esempio il Genoa, che abbiamo perso punti anche con loro, col Monza, tanti tantissimi punti con l'Empoli. Abbiamo perso un sacco di punti e se sto qua ad elencarvi tutto il resto, ragazzi, finiamo domani mattina. Di conseguenza, vi dico soltanto che oggi sono frustrato perché non ne posso veramente più. La partita finisce 1-1. Questo è il post partita appunto di Cagliari 1, Napoli 1. E sono arrivato quasi agli estremi, ragazzi, perché non ne posso veramente più. Il Napoli fa la sua seconda partita con Calzona, in panchina. La prima in Serie A Team per allenatore italiano e ragazzi è veramente disastroso. Cioè la situazione è proprio disastrosa perché sì, abbiamo anche, non dico rischiato, ma abbiamo anche rischiato di vincere in tanti casi, ma non siamo riusciti. Il problema principale, ragazzi, è che facciamo un sacco di fatica, un sacco di fatica. Io pensavo che con Calzone, essendo che col Barcellona abbiamo giocato molto bene, sarebbe stato più semplice contro una squadra scarsa, perché cazzi, il Cagliari è scarso, raga, è penultimo in campionato, poi può essere forte gli ultimi minuti, l'abbiamo visto anche oggi, ma cioè non possiamo andare lì a Cagliari e vabbè, magari sì perché eravamo in trasferta, ma a prescindere non possiamo andare contro una squadra penultima in classifica e non riuscire a vincere, cioè soprattutto adesso che noi siamo consapevoli che il campionato sta per finire e dobbiamo qualificarci in Champions League e continuate a cazzeggiare, raga, non va bene, non va bene, non va bene, non va bene, non ne posso veramente più. Non so se prendermela con Calzona, se con i giocatori o se con quel basta di De Laurentiis, perché veramente ragazzi non ne posso più, non ne posso più, ho bisogno di sfogarmi con qualcuno perché sono arrivati gli estremi, ripeto, la partita è iniziata veramente malissimo. Abbiamo giocato veramente male, 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 male i primi minuti del primo tempo. Veramente ci hanno distrutto quelli del Cagliari in ripartenze. Siamo stati bravi a saper ripartire in poche azioni. In realtà siamo riusciti a ripartire, ma comunque a tenere testa quello sì. E per il resto arriva il gol di Osimhen, che è la seconda partita di fila dopo la Coppa d'Africa, dopo anche il Barcellona, riesce a fare il primo gol in Serie A dopo tanto tempo di stop tra infortuni e Coppa d'Africa. Gol che arriva dopo tanta sofferenza, arriva nel secondo tempo con un assist meraviglioso di Raspadori. Allora ci tengo a precisare che oggi non c'era Di Lorenzo per squalifica, giocava Akpani capitano. E giocavo a Zielinski dopo tanto tempo che non lo vedevo in campo e basta, ragazzi. Nathan non si vede più. Lindstrom, Traoré non giocano titolari. Gonghi uguale. E ragazzi, veramente non so cosa dire perché sinceramente il Napoli oggi ha giocato male. Secondo me ha giocato veramente male. Non meritavamo di vincere. Ma a un certo punto ho detto cazzo, sì, questa è nostra. Cioè, dobbiamo vincerla per forza. E invece non l'abbiamo pareggiata. E però non meritavamo secondo me di vincere il pareggio, è più che meritato perché il Cagliari ha giocato molto bene, devo essere molto, molto sincero. Un gol annullato al Cagliari per un fuorigioco di Rapadula che c'era. Però secondo me ragazzi il Napoli proprio non so cosa, secondo me il problema è proprio mentale. È mentale perché ormai sa che sta facendo una stagione deludente. E questo sul petto non ce lo meritiamo, è l'ennesima volta che lo ripeto perché per come stiamo giocando non meritiamo proprio di vincere, di aver vinto lo scudetto, raga. Ovviamente abbiamo fatto un'annata storica, siamo stati imbattibili, su quello non c'è dubbio, quindi non si può parlare di fortuna e quando si parla di fortuna mi giro il cazzo perché so benissimo che non lo è stata. Però non siamo degni di portare sul petto lo scudetto in questo momento perché veramente siamo veramente scandalosi questa stagione. E confrontando i numeri della stagione scorsa con questa, tra Mazzarri, Garcia e Calzona, siamo veramente messi male sia a livello di punti che di gol fatti e subiti.
Il Napoli non segna in trasferta prima del gol di oggi da 500 minuti. E non so se avete capito quanti sono 500 minuti. Ma al di là di ciò, il Napoli segna con un ottimo recupero di Raspadori che si era visto veramente pochissimo a parte su un tiro. Abbiamo fatto poche azioni, ragazzi, più nel secondo tempo. Il Cagliari ne ha fatte molte tra primo e secondo. E il gol arriva su un ottimo inserimento di Osimhen, che poi dopo si divora un gol fortunatamente in fuorigioco. E poi, ragazzi, arriva il bullo totale perché? Perché riusciamo a tenere il vantaggio, giochiamo molto bene, iniziamo a giocare bene perché poi abbiamo iniziato a giocare abbastanza bene, creando poi un paio di occasioni. Però il fatto è che dopo ci perdiamo perché? Perché tu al 90esimo non puoi mangiarmi gol così. Perché entra Politano al posto di Raspadori, esce di nuovo Kvaratskhelia, tra l'altro per Lindstrom. Comunque, entra Politano. Cosa fa Politano davanti al portiere? Davanti al portiere, davanti a Scuffè. Cosa fa? Tira di punto. Un inserimento ottimo di Caiust, servito da Lindstrom. Scusate, da Olivera. Che poi ha fatto un partitone stasera. Olivera migliore in campo, a mani basse, ha giocato benissimo. Comunque, si gira. Politano va davanti a Scuffè. Cosa fa? Tira di punto. Poteva fare uno scavetto, saltare il portiere, tirare a giro, tirare di potenza. Di punto. Di punta docile, docile, fuori. Davanti al portiere, ma vi giuro, ci siamo mangiati un gol. Proprio quello, ragazzi, era il gol del 2-0. Ed era partita era fatta. Poi un altro gol mangiato, quello di Simeone, che ha fatto uno scatto su Mina, se non mi sbaglio, devastante. Ma si è mangiato un gol davanti a Scuffè, raga, clamoroso, clamoroso. Non l'ha manco passato in mezzo perché c'era Lindstrom da solo e non l'ha servito. Ma a prescindere, anche se non l'avesse servito, almeno provare a fare un tiro migliore perché gli ha tirato addosso, centrale. Anche lì magari un dribbling, uno scavetto, se non volevi proprio passarla. E poi parliamo, ragazzi, del gol subito, perché quello è proprio inguardabile. Ragazzi, al 96esimo, Lovumbo Sito riceve palla e segna, ma il problema principale è la difesa, ragazzi. La difesa, Juan Jesus, che stava facendo una grandissima partita finora, si addormenta all'ultimo. All'ultimo, ma tu potrai mai prendere un gol così? La palla viene messa in mezzo, Lovumbo Sito la stoppa, gli arriva e tira. Perché che cosa fa Juan Jesus? Qui c'era Juan Jesus, qui c'era Lovumbo Sito, quindi Lovumbo Sito era davanti a Meret. Cosa fa? La palla rimbalza, Juan Jesus resta lì fermo, non è che allontana il pallone o si mette davanti al pallone proteggendo, provando anche a far venire Meret, che poi il deficiente di Meret neanche si butta a prendere il pallone perché Meret è un mongoloide in questi casi. Quindi l'errore è anche di Meret, ma soprattutto di Juan Jesus, perché magari Meret si aspettava che Juan Jesus spazzasse quel pallone anche a campanile, ma comunque ci provasse, invece no. Comunque, errore di Juan Jesus che la lascia rimbalzare. E lì Lovumbo Sito non può perdonare il Napoli. Che poi prende il gol all'ultimo. La prendiamo nel culo per l'ennesima volta in questa stagione. Finisce 1-1. Siamo noni. Devono ancora giocare Fiorentina, Atalanta, Milan, Inter. E siamo a meno 11 dalla zona Champions. E l'Atalanta deve ancora giocare. Le ripeto, io spero che l'Atalanta perdi questa sera perché dovrebbe giocare contro il Milan. Quindi non è semplice. Ma a prescindere, ragazzi, c'è anche la Fiorentina. C'è il Bologna. Ci sono un sacco di squadre che continuano a vincere e che continuano a superarci a livello di punti. Quindi, ragazzi, siamo messi malissimo. Io spero che già dalla prossima riusciamo a rialzarci a vincere perché io non ne posso veramente più. Sempre e comunque, forza Napoli, nel bene e nel male. Ciao, ragazzi.